Posto chiamarci. Allora, siamo alla fine della partita con l'Imperia, dopo Diego Alessi e lo staff tecnico, i due bomber di giornata, ma non solo di giornata, perché con i vostri gol avete portato la Gherese in alto. Tu soprattutto, allora, Elias Mimmo a destra e a sinistra Samuele Sassari. Elias, soprattutto tu, sei arrivato a metà stagione, arrivare in doppia cifra non era affatto scontato. No, diciamo che era l'obiettivo che mi ero posto, come ti avevo detto un po' di tempo fa. Oggi l'ho raggiunto, ma sono più contento per la vittoria che però anche personalmente sono contento. Samuele, il classico gol dell'ex, magari non bello come quello di altri a cui ci avevi abituato, ti ha dato forse una mano al portiere, ma estremamente importante. Sì, importante per me, per la squadra, sono contento. Spero di arrivare più presto a 10, così trovo squadra il prossimo anno. No, però è una vittoria di gruppo, siamo contenti sia per noi che per la società, perché meritiamo di stare dove stiamo. Ecco, una domanda che vale per tutti e due. Un secondo posto che è proprio lì, a portata di mano, è mancato davvero poco per arrivarci. A questo punto è più la soddisfazione per aver fatto qualcosa che è al di fuori di quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione o sotto sotto un po' di rammarico c'è? A fare il meglio possibile per riuscire a raggiungere il miglior piazzamento possibile. Lì a tu. No, sì, purtroppo abbiamo sbagliato quella partita alla Lavagna che ci ha allontanato da loro, loro non hanno mai sbagliato, poi fa sempre con il 90esimo, quindi c'è un po' di rammarico, però penso che comunque mantenere il terzo posto sia importante in un'eccellenza così, con così tante squadre, è comunque una soddisfazione, ecco. Ecco, voi due siete un po' gli animatori da quello che mi dicono dello spogliatoio, vi beccate in continuazione non solo negli spogliatoi ma anche sui social. È una specie di sfida a distanza tra voi due, chiaramente ironica, perché No, sì. l'atmosfera all'interno dello spogliatoio è estremamente compatta e Sì, è gioiosa. una presa in giro continua, ma perché ci conosciamo dalla vita e allora c'è una certa confidenza, ecco. Poi cerchiamo di coinvolgere un po' tutti, ecco. Di prendere in giro un po' tutti. Ecco, a questo Tranne proposito, Morali. Che sì, lui no, non si può. a proposito dei giovani, è da notare secondo me l'esplosione nelle ultime partite di uno dei giovani che all'inizio aveva forse fatto un po' più fatica, ma ultimamente è diventato una delle colonne portanti. Mi riferisco a Fontana, Jimmy per tutti. Ecco, quanto è importante all'interno di un gruppo la crescita esponenziale di un giovane, di un ragazzo così? È importante perché innanzitutto gli servirà anche per il futuro, perché i nostri giovani secondo me giocano come vecchi, quindi si devono abituare più presto a giocare come noi, un po' più vecchiotti, perché è tutta esperienza che comunque si fa solo giocando. Perché si è messo di fianco a me rispetto a me. Ah, ecco, vedi quanto l'importanza dello spazio, quando dicono l'importanza Ho dello fatto spazio. cambiare la mentalità. Un'ultima battuta, con un po' di serietà, il prossimo anno Melia Zunino e Samuele Sassari saranno ancora qui con noi. Ma questo penso che non stiano a deciderlo, Ma quindi. se ve lo chiedessero, se te lo, ve lo chiedessero. Ah, certo, cioè. Ci sarebbero le possibilità, certo. Io devo vedere anche perché da Da solo è Genova, pesante. dunque. L'unica cosa è quella. Però io per me, per il resto, sono felicissimo, sia per la della società che di tutto, dello staff, dei compagni. Però da solo un anno così sarebbe pesante, ma l'ho detto proprio sinceramente. Vedete, cioè io sono propenso e vediamo. Io anche, io sì, io mi sono trovato benissimo, sono riuscito a incastrare gli impegni lavorativi e tutto, quindi se riusciremo a trovare questi accordi penso non ci siano problemi. Bocca al lupo ragazzi e complimenti Grazie. a entrambi.